il Napo sbarca al porto di Napoli. Nella Galleria del Mare, il centro commerciale turistico all'interno della stazione marittima, i negozi aderiscono al circuito del Napo e garantiscono perciò riduzioni del 10% dei prezzi in cambio dei buoni sconto emessi dal comune. I turisti che sbarcano a Napoli riceveranno in omaggio un pacchetto di Napo da spendere nella Galleria del Mare e in tutti gli altri esercizi commerciali convenzionati in città. Credo sia molto importante dare il Napo ai turisti che arrivano qui alla stazione marittima, ai croceristi che, come sappiamo, troppe volte saltano la nostra città. Addirittura c'è chi rimane solo a bordo della nave. Noi vogliamo farlo scendere, vogliamo dargli il Napo, vogliamo dargli informazioni, vogliamo invitarlo a spendere qui nella stazione marittima e a spendere in tutta la città di Napoli. Questa nostra iniziativa ha incontrato, e devo dire mi ha stupito, ne sono veramente orgoglioso, ha incontrato un'attenzione internazionale fortissima. Vedere i servizi di 3 minuti in televisione alla TV di Stato della Cina, 800 milioni di spettatori, la TV di Stato di Parigi, France 2, la TV Svizzera, poi sono arrivati i servizi dall'Argentina, dalla Germania, dalla Turchia, dalla Romania, dall'Olanda, insomma davvero se ne è parlato nel mondo come di una straordinaria iniziativa di una città, la prima al mondo che cerca di produrre una sorta di propria moneta, anche se legalmente sappiamo il Napo non è una moneta, è un buono sconto, ma comunque qualcosa che riporti economia sul territorio. Per quanto riguarda noi come stazione marittima, la possibilità di poter finalmente in qualche modo consentire al passeggero, quello che non va in escursione, quello che rimane nella città di Napoli, di poter, con l'incentivazione del Napo, rimanere sul territorio. L'idea di distribuire i Napo ai croceristi arriva in un momento di buona ripartenza del turismo in città. Secondo l'Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Napoli è la città italiana che nell'ultimo anno ha avuto il maggior incremento di presenze nelle strutture alberghiere. E anche il dato diffuso in questi giorni dall'osservatorio di Trivago.it mostra Napoli in risalita fra le mete preferite dai turisti italiani e stranieri per la prossima Pasqua. Napoli e il Golfo di Napoli è la seconda area del mondo dopo la baia di Hong Kong per movimento di passeggeri, circa 9 milioni di passeggeri tra quelli destinati alle isole minori, quelli destinati alle isole maggiori e più di 1 milione, circa 1.200.000 i croceristi. Noi abbiamo due aspetti, un aspetto positivo e un aspetto negativo. L'aspetto positivo è sicuramente un aspetto di maggiore vivibilità della città. Io credo soprattutto per i turisti, perché io, che sia per i turisti che vengono alle navi del crociere del porto, ma anche convegni, congressi che abbiamo organizzato soprattutto sugli alberghi del lungomare, ho avuto sempre dei feedback molto positivi, nel senso che probabilmente sono i napoletani, siamo noi napoletani che soffriamo un po' di più quello che vuole, che è il lungomare liberato. Noi abbiamo questa bellissima struttura dove siamo oggi, che è la stazione marittima, che sia dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista funzionale è una delle migliori stazioni marittime del Mediterraneo e del mondo, ma che ancora è scollegata alla città. Seguite il sito del Napo, che ci saranno presto delle novità, una newsletter che invieremo a tutte le persone che si iscrivono, in maniera che annunceremo di volta in volta le novità dei commercianti che stanno preparando.